Benedetto sia l'Eterno che ha dato riposo al suo popolo Israele, secondo tutto ciò che ha promesso. Non una sola parola è venuta meno di tutte le belle promesse da lui fatte per mezzo del suo servo Mosè. L'Eterno, il nostro Dio, sia con noi come è stato con i nostri padri. Non ci lasci e non ci abbandoni, ma volga i nostri cuori verso di Lui, affinché camminiamo in tutte le sue vie e osserviamo i suoi comandamenti, i suoi statuti e i suoi decreti che ha prescritto ai nostri padri. Queste sono parole di Salomone e vorrei che lo immaginaste mentre pronuncia il discorso e la preghiera rivolta a Dio davanti a tutto il popolo di Israele. Cerchiamo di immaginare con che voce possente si esprimeva affinché tutti potessero sentirlo. Immaginiamo infine quest'uomo di fede che conosceva quanto Dio aveva fatto proprio per quel popolo, realizzando ogni sua promessa. Conosceva il passato e invocava la presenza del Signore in quel momento per il suo popolo, così come lo era stato con i suoi padri. Era consapevole della costante presenza di Dio anche quando perdurava la ribellione. Il popolo non fu mai abbandonato. Non cadde a terra una sola di tutte le buone parole che l'Eterno aveva detto alla casa di Israele. Si avverarono tutte quante. Continuiamo a immaginare Salomone mentre prega perché il cuore di ogni uomo volga verso Dio affinché camminiamo in tutte le sue vie e osserviamo i suoi comandamenti, i suoi statuti e i suoi decreti. Circa 3.000 anni fa vennero pronunciate queste parole e incredibilmente sono di un'attualità disarmante. La cosa che ci distingue nettamente da quegli avvenimenti è il fatto che il sacrificio per eccellenza è stato compiuto e non vi è necessità di versare altro sangue sacrificando animali, così come fece Salomone dopo questa preghiera. Cristo ha versato il suo sangue affinché noi potessimo sperare nella salvezza eterna. Padre buono, vorrei concludere pregando con le parole di Salomone. Possano queste mie parole, che ho rivolto in supplicazione all'Eterno, rimanere vicine all'Eterno, il nostro Dio, giorno e notte, perché sostenga la causa del suo servo e la causa del suo popolo, secondo il bisogno di ogni giorno, affinché tutti i popoli della terra riconoscano che l'Eterno è Dio e non ve n'è alcun altro. Sia dunque il vostro cuore dato interamente all'Eterno, il nostro Dio, per seguire i suoi statuti e osservare i suoi comandamenti, come fate oggi. Amen.